Oggi faccio un tag e questo tag si chiama Makeup Tag. Dato che in questi ultimi giorni sono andata fuori di testa per il makeup, insomma, per tutto quello che riguarda i trucchi, ho deciso di fare questo tag. Ovviamente ne ho fatti altri di tag sul makeup, però anche questo è molto carino, insomma, come tag. Allora, sono 10 domande, 9 di cui una è per taggare le persone. E niente, iniziamo subito. A che età hai iniziato a truccarti? Allora, ho iniziato a truccarmi a 17 anni, ho iniziato a prendere l'eyeliner, la matita, un po' di ombretti, insomma, facevo trucchi ovviamente molto molto semplici, non mettevo fondotinta, farda, queste cose così, mettevo solo un po' di matita e un eyeliner, né più e né meno. Quale colore di ombretti utilizzi di più? Allora, io non ho proprio un colore particolare che utilizzo di più, dipende dal trucco che mi ispira a fare, insomma. A me piacciono tutti i tipi di colori, insomma, degli ombretti. Ho infatti varie palette con tutti i tipi di colori, soprattutto, se proprio devo dirne una, i marroncini, perché io adoro fare la sfumatura all'interno della palpebra mobile. Mi piace tanto quel modo di truccarmi, infatti io mi trucco quasi sempre così. Guancia light o soft? Ovviamente soft, non mi piace avere quel cerchio, insomma, sulle guance, non mi piace, cioè mi piace una cosa leggera. Infatti oggi ho messo il fard, quello in crema della Kiko, perché mi piace le cose più leggere piuttosto che quelle pesanti. Mostra il tuo rossetto preferito. Allora, il mio rossetto preferito sono quelli della Wet n Wild, perché sono matte, molto molto belli, insomma, io adoro i colori matte. E il colore, diciamo che, diciamo, un punto di più che mi piacerebbe mettere tutti i giorni, ma è un tipo di colore abbastanza, diciamo, forte, è il numero E919B, si chiama Vampy Tap, e sarebbe questo qui, questo viola scuro, questo qui. Mi piace tantissimo, mattissimo, quando ne ho occasione me lo metto sempre. Utilizzi primer viso e occhi? Mostrali. Allora, io ho iniziato a utilizzare, ovviamente non lo uso sempre, però ogni tanto mi piace utilizzarlo, il primer, questo qui, è un campioncino, primer bio della Neve Cosmetics, che mi hanno dato questo campioncino. E sinceramente mi ci sono trovata molto bene, io che non come ho detto sempre, non utilizzo primer per il viso perché uso la crema e poi il fondotinta e ciao. Però questo qui mi ci sono trovata veramente bene, mi ci trovo molto bene. Invece per gli occhi è il mio amore, il mio tesoro, quando me l'ha regalato Ilaria Nicolò, grazie tesoro, mi hai reso veramente felice perché volevo provarlo. Infatti devo fare un video sulle cose che mi ci trovo bene, insomma, tipo review. I Love Stage di Essence per gli occhi. Questo è il mio tesoro, mi ci sono trovata veramente bene. Gli ombretti si fissano una meraviglia. Ho notato che, infatti, ho fatto anche una prova, tipo, quello del cinese, ovviamente c'è una resa scarsa. Durano, però dopo alla fine si impappinano, diventano pappetta. Invece questo no, li fissa, non va sulle pieghe, bellissimo, insomma, questo qui è promossissimo, il mio preferito. A quale brand sei più legata? Allora, il brand che sono più legata, come avete già visto, è la Kiko. La Kiko è il brand, tra virgolette, io lo chiamo high barra low cost, che mi piace tantissimo, insomma, i trucchi li adoro, gli ombretti mi piacciono da morire, peccato che non ha palette, perché sennò ogni giorno andavo a comprare una palette, quindi ovviamente le palette me le faccio io. E niente, il brand preferito mio adesso come adesso è la Kiko. Cosa pensi dei prodotti low cost? Allora, i prodotti low cost sono eccezionali, secondo me, poi dipende ovviamente dal marchio, dalla resa, insomma, del trucco, però per me sono
sono il mio tesoro, sono perfetti. Non, io li consiglio ovviamente se sono tipo di marca, anche, anche ci stanno ovviamente brand low cost di marca, ecco, quelli sono buoni, tipo la Kiko è high love, high bar love, dico così perché non è che costano pochissimo, però quando c'è gli sconti sono perfetti. Oppure un altro brand low cost, appunto cinesi. I cinesi mi ci sono trovata molto bene con i loro prodotti, ovviamente gli ombretti secondo me hanno tutto, non dico tutto, ma quasi tutti lo stesso, la stessa colore, però ovviamente sono sempre diversi e io non sono un'esperta, quindi non prendete in parola tutto quello che dico, però secondo me gli ombretti anche di quelli di cinesi sono abbastanza buoni, quindi low cost, io dico sì a low cost. Top. Hai mai acquistato prodotti di make up nei negozi o siti cinesi? Sì, ho acquistato nei negozi cinesi, acquisto quasi sempre qualsiasi tipo di make up, e anche sul sito ho iniziato a comprare da AliExpress, infatti mi devono arrivare adesso a settembre, ottobre arriveranno altre tre palettine, i pennelli, insomma non vedo l'ora che mi arrivano tutte queste cose. Anche per le unghie ho preso gli stampini, quindi sono contentissima, e quindi sì, ho comprato anche lì perché ci trovo bene. Usciresti di casa senza trucco? Certo, io esco quasi sempre senza trucco, insomma non è che sto lì sempre a truccarmi, sono stata parecchie settimane anche durante le vacanze senza truccarmi assolutamente, perché a parte con questo caldo era impossibile truccarsi, adesso sto iniziando a truccarsi perché un pochettino l'atmosfera si è raffreddata, ecco, però perché sennò io di solito anche al lavoro vado sempre struccata perché mi ci trovo meglio e sto più comoda, quindi non mi crea problemi. Decima e ultima domanda. Tagga tre persone che vuoi che fanno questo tag. Allora, le persone che taggo sono Make Up Occhi Verdi, Aurora Star e Imma Savinelli. Spero che queste tre ragazze faranno questo video tag. Sono curiosa di vedere cosa rispondono. Ovviamente se l'hanno fatto o non lo fanno, perché io avevo scritto questi tre nomi un po' di tempo fa, quindi non so se l'hanno fatto. Se non l'hanno fatto, sono contenta di sapere, sono curiosa insomma di sapere quello che hanno scritto. Niente, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su, commentatemi e iscrivetevi per non perdere i nuovi video. Io vi saluto, alla prossima, ciao a tutti.